Serie B, il campionato degli italiani. Dieci giornate al termine del campionato e tutto può ancora succedere. Si riparte dalla trasferta di La Spezia per il Pescara di Marco Baroni, reduce dal pareggio casalingo con il Bari. Dunque cinque gare fuori dall'Adriatico e cinque partite da disputare qui sul campo amico, dove non ci sono stati grandi risultati. Un Pescara che rende meglio in trasferta. Proprio alla Spezia potranno tornare anche i tifosi del Pescara, quindi si torna anche fuori casa ad incitare la squadra. Poi entreremo nei dettagli anche per verificare quanto è accaduto nella partita con il Bari davanti ad un gran pubblico, più di 10.000 spettatori, con la presenza di circa 2.300 tifosi baresi. Buonasera, benvenuti a questo numero di Replay. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero. Iniziamo con una presenza molto gradita, quella del questore di Pescara, il dottor Paolo Passamonti. Buonasera dottore, grazie per aver accettato il nostro invito. Altrettanto gradita la presenza anche degli altri ospiti, a partire dal dirigente del Delfino Pescara, Nicola Ditieri. Buonasera Ditieri, grazie buonasera, per essere buonasera. Qui con noi. Poi abbiamo, sono dei nuovi allenatori, sono state bandiere del Pescara, parto dall'attaccante Fabrizio Cammarata. Buonasera Fabrizio, buonasera. Ben rivisto, buonasera. Attualmente allenatore degli allievi della società bianco-azzurra. Qui alla mia sinistra abbiamo il collega Federico De Carolis, buonasera Federico, ben rivisto. Ecco, al suo fianco abbiamo un altro ex bianco-azzurro, oggi allenatore del San Nicolò, Massimo Epifani. Buonasera Francesco. Andiamo a salutare subito in regia Andrea Costantini anche per gli ultimi aggiornamenti sulle notizie di giornata. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. Subito i numeri per partecipare alla nostra trasmissione: SMS da inviare al 392-623-7060, oppure potete prenotare telefonicamente se vorrete intervenire allo 085-93-0020. È in corso il posticipo in questo momento tra Varese e Frosinone. Siamo al 32esimo, il Frosinone è in vantaggio, gol al 24esimo di Dionisi su assist di Ciofani, ma dal 13esimo minuto il Varese è in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Corti, due gialli in pochissimi minuti, quindi Varese 0, Frosinone 1. Altra notizia di giornata in Lega Pro: avevamo parlato la scorsa settimana di Pillon, neo tecnico del Pisa. Ebbene, oggi dopo due sconfitte in due partite Pillon si è dimesso, probabile nuovo allenatore sarà l'ex giocatore del Bologna Cristian Amoroso. Altra notizia Enrico, più di colore, possiamo andare sul sito Twitter, profilo Twitter ufficiale di Marco Verratti, una foto che farà venire un po' di nostalgia ai tifosi biancazzurri. Marco Verratti che posta questa foto, scrive lui, con il mio vecchio amico Ciro Immobile. Come sapete, entrambi convocati per il doppio impegno della nazionale italiana di Antonio Conte per le qualificazioni all'Europeo. Una bella coppia. Una bella coppia che ci fa ripensare ad un passato non tanto lontano che ci ha dato grosse soddisfazioni. Allora Maurizio Da Qui, vogliamo vedere subito la classifica aggiornata della Serie B con questo parziale di Varese con il Frosinone in piena lotta playoff, che salirebbe a quota 51 con l'eventuale successo di Varese. Non è un buon risultato per il Pescara, che è ovviamente in zona playoff, però vedremo cosa accadrà fino alla fine. Andiamo a salutare dalla redazione di ForzaPescara.com anche Valerio De Carolis, il portale dei tifosi biancoazzurri. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6 e agli utenti di ForzaPescara.com. Come sempre il copione è uguale da inizio stagione, tu nel corso della trasmissione ci darai la linea proprio per sentire gli umori dei nostri tifosi biancoazzurri. A te Enrico. Grazie Valerio. Allora, l'umore in casa Pescara dopo questo pareggio casalingo con il Bari. Partiamo dal dirigente Nicola Ditieri, un dirigente che dal primo giorno della nuova cordata è stato sempre presente. C'è stato un turnover, come tutti sapete, in questa società, ma Ditieri è rimasto sempre al suo posto. Quindi sono tanti anni Ditieri che
affianchi i vari soci in questa avventura che era iniziata come un giochino e invece forse si è protratta per lungo tempo, no? Sì, sì, sono ostinato, sono un personaggio testardo. Beh, l'umore insomma non è dei migliori. Di Pieri si considera ancora una vittima di Sebastiani? Sempre. Sempre? No, beh, scherzo, Daniele è un amico oltre ad essere il nostro presidente, quindi io ironicamente ho sempre uno dei pochissimi insieme a Correggio, Bankowski, non so se c'è dall'inizio, Pellegrini. Bankowski, vicepresidente, sì, è ancora tra di noi, e Pellegrini anche, sì, sì. Quindi siete rimasti in pochi dall'inizio. Sì, insieme a Daniele siamo noi quattro della prima reduci della prima ora. Cosa è cambiato rispetto a quel periodo? Beh, è cambiato un po' tutto, è cambiata anche la nostra consapevolezza, è cambiata la maturità, è cambiata l'esperienza che abbiamo, anche un po' lo spirito, forse era prima un po' più uno spirito goliardico anche con gli altri soci e amici della prima ora, oggi si è un po' più sul pezzo, io magari un po' meno, però magari Daniele, così come anche Bankowski e Danilo Iannascoli in qualità di amministratore delegato, stanno facendo un lavoro molto molto importante, direi. Dottor Passamonti, poi alterneremo vari discorsi, quella di sabato è stata una giornata più facile del previsto per gestire l'invasione dei tifosi baresi, tutto sommato è andata bene. Allora, non è stata facile, diciamo che abbiamo lavorato tantissimo tutta la settimana, con Bari e con il nostro personale, con incontri, abbiamo fatto più riunioni perché noi ogni volta che c'è un incontro di calcio, al di là del fatto che andiamo allo stadio, che conosciamo lo stadio, ripetiamo un sopralluogo ogni volta per trovare sempre la soluzione migliore, anche in questa fase. E nonostante sia andato tutto bene abbiamo trovato delle criticità che poi andremo a risolvere per le prossime partite. È stata una partita per noi, avere 2300 tifosi che arrivano è un servizio pesante, infatti io devo fare una serie di ringraziamenti a tutti quelli che hanno collaborato con la questura, alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, i vigili del fuoco che ci hanno aiutato a illuminare la Pineta, perché un incontro notturno è molto più difficile di un incontro diurno. Certo. Devo ringraziare anche la Daga Security perché c'era un cantiere edile al centro proprio dove andavano i tifosi del Bari, un cantiere edile con tanto materiale che poteva essere utilizzato per fini non consoni. Quindi ringraziare anche i tifosi del Pescara. Soprattutto la curva nord, devo dire che al di là del tifo da stadio non ha fatto nient'altro, io veramente li ringrazio. Ecco, vi siete organizzati nel migliore dei modi, altrimenti proprio perché era una notturna c'erano delle insidie, sono state superate. Le insidie sono la presenza, no? Abbiamo fatto un grande lavoro, devo dire, un grande lavoro che ha visto impegnato tre dirigenti, più direttivi, più ufficiali dell'arma. Abbiamo avuto molti uomini di rinforzo perché altrimenti un servizio così pesante non si sarebbe potuto svolgere se non avessimo avuto molto personale a disposizione. Le fasce di sicurezza sulla zona stadio sono state allargate perché normalmente abbiamo due fasce di sicurezza. Io adesso non voglio entrare nei dettagli anche per non annoiare, ma c'è una prima fascia a ridosso dello stadio e una seconda fascia un pochettino più a largo raggio. Questa volta abbiamo creato una terza fascia che arrivava fino a via Mazzarino, fino a via i Vigili del Fuoco. Quindi, e questo ci ha permesso di intervenire velocemente quando ci sono state delle criticità. Infatti proprio nella zona di via Lepindola abbiamo bloccato poi i 16 che hanno commesso alcuni reati, quindi siamo riusciti a prenderli subito. Ecco, se vogliamo era anche una prova d'appello per i tifosi del Pescara per via delle decisioni che c'erano state da parte dell'osservatorio di non farli andare in trasferta, un esame che è stato superato in pieno, infatti i tifosi potranno tornare a sostenere la squadra sin dalla prossima trasferta alla Spezia. Per quanto riguarda questo discorso della squalifica di due turni, definiamola così, che c'è stata a Chiavari e Carpi, ecco, lei cosa può dire ai tifosi che dopo gli episodi di Latina si sono chiesti ma perché dobbiamo pagare solo noi e non quelli ad esempio di Latina? Io ho incontrato i tifosi
Allora, devo dire che c'è un buon rapporto, con i Ranger parliamo, sì, con i quali parliamo tranquillamente, quindi non è che c'è una chiusura né da parte nostra né da parte loro. Ho spiegato anche il motivo qual è? Che ogni questura, alla fine di ogni incontro di calcio, riferisce al centro quello che è successo, e della tifoseria locale e della tifoseria ospite. Nel caso in specie, purtroppo, in alcune, mi pare a Terni, in un'altra, non mi ricordo poi la località, i nostri si sono comportati, diciamo, borderline, non proprio da squalifica, ma da ammonimento. Per cui nel momento in cui poi sono arrivati a Latina ed è successo l'episodio di Latina, il centro ha preso questa decisione. Che in pratica erano diffidati e poi scattata, esatto, la squalifica. Purtroppo è così, però le due giornate sono passate oramai, per cui dobbiamo pensare al futuro. No, perché molti temevano addirittura che queste decisioni andassero avanti fino al termine della stagione, sarebbe stato... No, assolutamente, assolutamente. È stata, diciamo che nell'ultima, nella partita in casa con il Bari, ne ho osservati speciali, però è andato tutto, ecco, bene. L'osservatore, quando prende questo tipo di decisioni, coinvolge anche voi? Cioè, come funziona? Chiede? No. È una questione centrale. Noi abbiamo già riferito. Non potete far nulla. Noi riferiamo di quello che è accaduto facendo una fotografia della situazione. Poi è tutto a livello centrale. Poi non è neanche una decisione dell'osservatorio. L'osservatorio fa delle proposte al CAMS, che poi decide su quello che bisogna fare. Quello è un organo prettamente interno al Ministero dell'Interno. Beh, è importante chiarire questo aspetto, perché tu eri presente, Francesco, nelle precedenti trasmissioni, se ne sono dette tante, non si riusciva a capire il motivo di questa decisione. Comunque è una tifoseria tranquilla quella pescarese. Proprio tranquilla no, quando va fuori un po' si agita un pochettino, però devo dire che in casa si stanno comportando bene, ma anche fuori alla fin fine, insomma. Io penso che l'episodio di Latina sia un episodio passeggero che non si ripeterà, insomma. Beh, Di Thieri, che non è più giovanissimo, ricorda le invasioni dei vari, delle trasferte degli anni delle promozioni, e crediamo che non ci siano stati mai grossi problemi, no? Assolutamente no. No, ma non si tifosi... Anzi, una volta andavi anche tu proprio come tifoso, no? Sì, ma come no? Specialmente da ragazzo, le trasferte storiche, Reggio Emilia, Bologna... Ecco, mi chiedono dalla regia, forse Andrea. Sì, è un doppio aggiornamento da Varese. Varese 1, Frosinone 2. Il Frosinone aveva raddoppiato con Carlini, ancora su assist di Ciofani, ma proprio ora il Varese ha accorciato con Zecchin. Siamo al 42esimo del primo tempo. Beh. Varese 1, Frosinone 2. Oh, intanto precisiamo subito che con il dottor Passamonti possiamo parlare proprio anche di calcio, perché lui, qui... Tutti possiamo esprimere, no? Segue sempre le partite, quindi anzi le chiedo subito che pensa di questa società, perché qui c'è un rappresentante, quindi che idea si è fatto, come si sta muovendo questa società secondo lei? Ma io non voglio parlare di... No, si deve spogliare adesso dalle vesti di autorità, da sportivo. Ma da sportivo io penso che si stanno impegnando tanto, perché con le difficoltà che ci sono oggi per gestire una società di calcio, con tutto quello che ci gira intorno, penso che stanno facendo un buon lavoro. E poi ce ne sono altri che li possono sostituire? Questa è una domanda. Un interrogativo. Ci sono altri di Thieri? Ma ringrazio. Mi state cercando. Ringrazio il dottore, meglio questi che meglio questi che nulla. Questo è un po' il senso, grazie. No, vabbè, a parte la battuta, è chiaro che chi vuole partecipare è sempre ben accetto da noi. Le porte sono aperte. Le porte sono apertissime, anzi ci dispiace che qualcuno sia andato via, perché insomma purtroppo più siamo e meglio è più riusciamo a dare un grande contributo. Andiamo al calcio giocato, perché mancano 10 giornate al termine del campionato. Federico, da questo pareggio con il Bari, tu come lo valuti? Un passo in avanti, perché si è mossa sempre la classifica, un passo indietro per altri motivi, o bisogna guardare subito avanti, perché l'importante è la continuità? Intanto guardo quella partita con un pizzico di recriminazione per quel rigore che non ci ha dato e c'era. E il Pescara poteva vincere, è una vittoria. Lo facciamo rivedere, perché per completezza di informazione sarebbe qualcosa di migliore che non il pareggio. Secondo te, Federico, non l'ha visto l'arbitro questo episodio? Sì, l'arbitro stava lontano, molto probabilmente non l'ha visto, però adesso ci stanno 4 persone, 5 persone in campo, qualcuno avrebbe dovuto vederlo. I guardalinee c'hanno, basta che premono un dito e l'arbitro sente, possono parlare con l'arbitro, e questo è il rigore, dai, è il rigore netto.
cioè poi si è visto che era rigore, insomma si vedeva occhio nudo, senza replay, la televisione si dice tutto, ma lì si vedeva. Dicevo l'altra volta, non mi dite a fine stagione, che però sento dire frasi si compensano gli episodi, non si compensa proprio nulla, perché no, questo una rigore, vittoria, cioè, ci sono dei momenti in cui c'ha ragione lui, ha un significato lui completamente diverso. Se dovesse capitare un episodio a favore, fra un mese, perché io con i due punti, tra poco rivediamo la classifica, guarda dove sarebbe Pescara e guarda che significato che avrebbe Spezia Pescara, maggiore questo, rispetto a quello. In questo c'è ragione lui, una volta tanto andiamo perfettamente d'accordo. Sono diverse trasmissioni che andate d'accordo e questo non è positivo, non so se per lui. Poi, no, adesso il Pescara se la deve giocare tutto, 5 partite fuori, 5 dentro, la squadra c'è. Io continuo a dire, continuo a essere convinto che questa è una delle squadre più forti che sta in Serie B e avrebbe meritato finora una classifica sicuramente migliore. Questa squadra ha cominciato a giocare troppo tardi, si è capito troppo tardi, doveva cominciare, io non dico assai, ma 5-6 giornate prima a giocare e a ottenere risultati. Adesso comunque non è il giorno e non è il momento delle polemiche, andiamo avanti. E io penso che se il Pescara arriva ai play-off arriviamo anche in Serie A, perché la nostra tradizione vuole questo. Adesso la lotta sarà ancora con il Bari, vediamo che succede. No, il Bari però è a 6 punti. Sì, ma una delle due generalmente non vanno mai più di due campionati insieme, andate a vedere le statistiche. Invece è stata quella con il Bari la prima prova per un eventuale playoff, dove c'era molta attesa, dove l'adrenalina faceva da contorno. Nei playoff non valgono solo gli aspetti tecnici, anche la pressione che c'è per questo tipo di partita. Ecco, Didier, è stato superato questo banco di prova sotto l'aspetto intanto psicologico? Capisco perfettamente quello che dici, perché è stata, io personalmente ho rivissuto un po' l'emozione del grande evento, dello stadio pieno e di sentire la partita in modo intenso. E dico che la squadra ha reagito benissimo. Sul rigore volevo fare un passaggio. Sì, lo rivediamo ancora. Sull'arbitro. L'arbitro primo tempo ha arbitrato benissimo, poi su questo episodio è stato poco coerente, perché in quel caso stava lontano, lui non l'ha visto, qualcun altro avrebbe, ma stava fuori, stava al limite dell'area, l'arbitro stava proprio al limite dell'area, vedi, stava nella lunetta al limite dell'area. Il problema è, se tu non dai rigore devi ammonire Melchiorre, simulazione, non sei coerente, perché se è fallo è fallo, se non è fallo quella è simulazione. Quindi credo che lui sia stato in un attimo in decisione e alla fine non se l'è sentita di dare il rigore, che era il sacrosanto. Il guardiamista quindi 30 metri, anche di meno. Vabbè, sul fatto che il Bari gode, il rigore è sacrosanto. Il Bari gode di questi favori, perché il Bari 500.000 abitanti, Bari seguiti da 20.000 tifosi. Oh, d'altro canto abbiamo avuto un presidente di federazione che ha detto che praticamente il Carpi non dovrebbe andare in Serie A. Vabbè, non apriamo adesso nuovi discorsi sul Lotito, no, perché già però, vi siete espressi. Rende bene l'idea di quel che, con chi stiamo combattendo. Insomma. Ecco, sul fatto invece di aver superato questo test a livello di pressione, sei convinto che la squadra è pronta e matura per affrontare un finale di stagione che si presenta speziale? Ma io credo di sì, perché la squadra, condivido l'ambizione di dover far bene dalla prima partita, però francamente non c'era da aspettarsi questo, una squadra che ha rinnovato forse 20 calciatori e un allenatore, c'era da aspettarsi una partenza un pochettino più lenta. All'inizio del campionato secondo me non è stata una crisi passeggera, è stato un momento di crescita. Oggi la squadra è matura sia nell'atteggiamento mentale sia nell'impostazione tattica, l'allenatore ha fatto delle scelte, chiaramente è arrivato a queste scelte attraverso una serie di tentativi e quindi oggi la squadra è matura, equilibrata, l'ha dimostrato con il Carpi fuori casa, perché ha giocato una partita di sostanza, anche di difficoltà, di sofferenza il primo tempo e poi uscita nel secondo tempo. Quindi voi dirigenti comunque siete soddisfatti adesso del rendimento della squadra? Io personalmente sono molto soddisfatto del rendimento della squadra e sono molto soddisfatto dell'atteggiamento di Baroni, che è un grande professionista, una grande cultura del lavoro, molto molto preparato, noi vediamo gli allenamenti, vediamo come si relaziona con lo spogliatoio. È stato criticato eccessivamente nel girone d'andata? Secondo me sì. Dovremmo avere un po' più di pazienza con i nostri allenatori, perché lui è una persona preparata, io vedendolo all'interno gli ho sempre dato fiducia da agosto, ho sostenuto che quest'anno abbiamo fatto un'ottima scelta. Per il motivo che dicevo prima, perché non si può pensare di mettere 20 calciatori in campo con un allenatore nuovo e far bene dalla prima giornata. Forse all'inizio magari
avrà fatto qualche errore, ma questo è nell'ordine naturale delle cose, penso che nessuno di noi è immune da errori o da colpe. Quindi Federico, Francesco, sei stati troppo severi? Ma no, io non penso che siamo stati troppo severi, anche perché questo qui ha tenuto per tutto noi, io non voglio fare le polemiche, è un bravo allenatore, per l'amore di Dio, viene dalla Juventus, quindi avrà acquisito un'ottima mentalità vincente, tutto quello, però un allenatore che mi tiene per un intero girone d'andata, un giocatore come il brasiliano, Appel, eccetera. Sì. Non mi sembra un allenatore che ci abbia capito molto. Sì, ogni allenatore ha le sue fisime, Allegri si è portato Matri, adesso alla Juventus non gli serviva magari, però se l'è portato, però questo qua aveva un ruolo molto importante e molte volte, insomma, durante le partite si è visto che... Però riconosci che ha migliorato lo standard della squadra? No? Riconosco che il Pescara può andare in Serie A, quindi ho detto tutto. Se arriviamo ai playoff... Ma ho detto così, sembra, cioè o non c'è l'allenatore... Se arriviamo ai playoff, ma praticamente l'allenatore secondo me vale, ma vale per un 20%, non di più. Questo non, in generale? In generale, sì, è chiaro. Poi si può mettere il 20% in più e il 20% molto, molto in meno. Più, certo, se un allenatore molto bravo gli dai 11 scarsi giocatori è difficile che faccia bene, ma un allenatore bravo con una squadra normale può anche far diventare. Per come la vedo io, poi il lavoro allora esatto, di Fani no, di no, io non lo dimensiono affatto, io sto dicendo che un allenatore bravo con una squadra normale, quella squadra diventa una squadra molto forte. L'allenatore bravo è quello che riesce a far rendere i singoli giocatori. Io non dico che Baroni non sia bravo, diciamo, per concludere definitivamente il discorso, e speriamo che ci sia che ha avuto dei momenti finale, di grossa che ci ha messo un tandinello troppo. E poi nel calcio i cari allenatori, qui ce ne abbiamo due, le cosiddette, e mi riaggancio a quello che dicevi di ieri, la squadra nuova, l'allenatore nuovo, ci vuole tempo, l'amalgama e tutto il resto è... Dopo però a gennaio, e questo non vuole essere una critica a Baroni, ma è la conferma che la realtà è diversa, poi a gennaio viene preso, come si chiama il centravanti? Sansovini? Pettinari? Sì. Dopo quattro giorni mi metto in campo Pettinari. Ma come? Ci vuole l'amalgama, bisogna conoscere il gruppo, i giocatori si devono conoscere. Avanti, rispondete, tutte e due, prego. Ah, la novità dopo quattro giorni quello può giocare. Però, allora diciamo che auguriamoci che Pescara vada in Serie A, Baroni sarà bravo, lo dimostrerà ancora di più in questi 10 giorni di finale, però ci ha messo un tantinello troppo, e dico un tantinello per essere buono, a trovare allora, adesso la giusta strada. Adesso sentiamo il allenatore, poi voglio sentire anche il parere del questore su Baroni. E, ci mancherebbe, tutti gli allenatori possono sbagliare, anzi lui ha avuto intanto il grosso merito di tenere unito il gruppo, no? Che non è roba di poco conto, perché oggi gli allenatori devono anche avere una mansione un po' diversa, cioè essere non solo importanti sotto il profilo tecnico-tattico, ma cercare di smussare angoli di polemica, non so, in un gruppo soprattutto nuovo. Quindi riconoscete qualche demerito iniziale, ma i grossi meriti per aver portato comunque la squadra nel gruppo che può rappresentare la fine del campionato. Oggi Pescara in zona playoff, oggi bisogna che è l'obiettivo. Se no, scusami Federico, quali meriti gli dai a Baroni? Hai parlato di demeriti, di scelte del giorno d'andata. Se non ha nemmeno i meriti dei playoff, che meriti come ha? Non sto dicendo, deve arrivare. Adesso il Pescara sta in una situazione che non è, insomma, è tutto da verificare. Ci sono 10 partite, certo. Noi chiaro, io da pescarese, Pescara mi ha dato tutto a me, io per il Pescara questo lo sappiamo, sono disponibile a fare tutto e a dare tutto, però devo anche essere un po' lucido per il mestiere che ho fatto, sì. Adesso e dire quello che mi appare, la realtà che mi appare, cioè il Pescara con... non si possono fare i paragoni, ma potrebbe avere almeno, io non dico assai, ma 5 punti in più li potrebbe avere, stare nella posizione in cui sta il Vicenza. Ma o questo per la potenzialità della squadra, lo dice, per gli errori commessi. Questa squadra è una squadra che ha degli elementi veramente forti.
cioè tutta la squadra, tutto il complesso di squadra è forte, non teme nessun'altra e questo è merito della società che ha allestito la squadra, è merito della società, è merito dei due direttori sportivi, cioè società intesa sì, ma poi questa squadra alla resa dei conti dovrebbe avere una posizione di classifica migliore di quella che c'è Epifani e Camarata, quindi è una classifica che non rispecchia la reale forza della squadra, per squadra intendiamo Baroni compreso. È un percorso, è un discorso un po' articolato, perché è logico che dall'inizio il Pescara ha avuto un momento di flessione, ma credo dovuto anche a tanti infortuni, a tanti cambiamenti di formazione, perché nazionale, varie cose. Quindi credo trovare la strada giusta. Però Massimo, il tuo ragionamento è giusto, ma il tifoso pensa come il Vicenza, che ha allestito una squadra in 2 giorni, squadra completamente nuova, è arrivata però al terzo posto in classifica, quindi molte volte sì, ma poi i percorsi, Enrico, sono diversi. Credo che il Vicenza ha anche 7-8 giocatori dell'anno passato e quindi c'è un'ossatura ben oliata. Tu punti solo il dito su Baroni, Federico. Se dici che Marino è decisivo, vuol dire che qui Baroni non ha fatto il suo. Sto dicendo, c'ha avuto Marino che è bravo, ha preso la situazione. Marino è bravo, a prescindere. Marino l'anno scorso qui a Pescara credo che non abbia sbagliato lui, se no un allenatore come quello lì non perde 10 partite. Però dice, se il Vicenza sta lì e il Pescara non c'è, lì è meglio. La preparazione. La preparazione, il preparatore chi porta? Vabbè, mo non andiamo nei particolari. Adesso però ha interrotto il Pescara, Massimo, che stava dando. Il Pescara nel mese di dicembre correva, a gennaio non correva più. Quello che è successo lo scorso anno. E qui ci stiamo io nello spogliatoio. Quello che è successo lo scorso anno lo lasciamo da parte. Marino è un bravo allenatore, punto. E chi lo dice che non è bravo? Però Baroni è anche bravo, non dico, c'ha qualche difettuccio, ce l'ha pure lui. Massimo, continua perché sennò. Sì, se no non ti facciamo parlare. Perché fare allenatore è molto difficile, quindi questo è andato di fatto. Perché poi sei sempre solo a pensare. Sicuramente Baroni aveva un'idea di squadra, voleva fare una squadra in una certa maniera, poi ha dovuto cambiare modulo, aveva puntato su Appel Pires, la verità, però è un giocatore che ha portato dietro lui. E credo che lì forse magari ci ha messo tempo a cambiare, poi è arrivato in questo momento, ha trovato una quadratura importante, la squadra sta facendo grandissime cose, sta facendo una rincorsa incredibile, forse in quel momento negativo, se era più fortunata, se aveva 4-5 punti in più, adesso stiamo parlando magari di puntare anche al secondo posto, che io credo che a 10 partite dalla fine, se Pescara riesce a fare i risultati che sta facendo ultimamente, non è un sogno. Fabrizio Camarata è dello stesso avviso, sì. Trova qualche alibi in più per l'allenatore. Il merito di Barone è stato che quando ha capito di dover cambiare modulo, ha cambiato modulo, ha trovato la quadratura giusta della squadra. E infatti da lì ha cominciato a fare la differenza, soprattutto fuori casa. E in casa, ecco, ma questo tuo discorso non si poteva fare prima, cioè in estate, valutare un po' le caratteristiche dei giocatori e poi... Beh, comunque le caratteristiche dei giocatori, quando c'è un giocatore come Appel Pires, è un centrocampista centrale che a due magari faceva molto più fatica a centrocampo, poi aveva Brugman fuori, ha messo Selassie dove ha trovato Selassie, dopo ha fatto giocare Selassie dove Selassie, io ho avuto la fortuna di allenare, secondo me è un giocatore che non è che gli dia molta però fiducia. Io penso che la fortuna del Pescara è essere arrivati a marzo, come sappiamo tutti la Serie B si decide da marzo in poi, perché arrivare a marzo nei playoff è una cosa importante. E le ultime 10 partite in Serie B sono quelle più importanti. Quando sei dentro i playoff, secondo me... arrivando il Pescara, dottor Passamonti? Ma io penso che ci stia arrivando bene, perché già l'ho detto in un'altra trasmissione, che questo campionato si vince in primavera. Anche l'ultima volta l'abbiamo vinto in primavera, perché Zeman ebbe una flessione proprio tra febbraio e marzo, dopo la grande nevicata. Per cui... per me sta andando bene, io sono convinto che arriviamo al secondo posto, neanche i playoff facciamo. Addirittura la promozione diretta. Ma dice questo perché il Pescara ha recuperato anche giocatori importanti tipo Brugman, che certo. È un po' il leader di questo centrocampo, no? No, io ne sono convinto perché la squadra è forte. L'allenatore è una persona probabilmente per bene, come ci frequentiamo durante l'allenamento oppure in altre occasioni, una persona preparatissima, tra l'altro da un punto di vista tecnico, vicino alla squadra, ha fatto lo spogliatoio, mi pare ci sono i buoni presupposti per andare in Serie A. Voi avete notato che c'è stato un po' di scetticismo intorno a questo allenatore, dovuto a cosa secondo voi?
La mancanza di risultati in certi momenti, solo quello, però di risultati che non arrivavano. Il discorso che faceva prima lui mi sembra fondato, quello che ho già detto poi in un'altra occasione, cioè 20 giocatori nuovi ad agosto, li devi mettere insieme, devi costruire una squadra, per me ci vuole tempo, non si fa in un girone, insomma. A volte però, ci si mette pure 2 anni. Dopo torno da te, Fabrizio. Litieri, per 3 volte questo allenatore è stato, così almeno a livello di opinione informativa, sull'orlo del tracollo. Voi come società avete mai pensato che potesse finire l'esperienza di Baroni qui? Oggi è facile dire no. No, ma guarda Enrico, tu sai che io dico quello che penso, penso quello che dico, quindi... Io all'inizio del campionato feci una battuta al presidente Sebastiani e disse: magari questa forse è la prima volta che abbiamo fatto una scelta a agosto, glielo ho detto. E lui te lo può testimoniare, abbiamo fatto una scelta veramente centrata, secondo me questo è il miglior allenatore che noi abbiamo avuto da quando è andato via Zeman, lo dico proprio apertamente. Quindi anche meglio di Marino? Molto meglio. Molto meglio, perché Marino, io credo che bisogna valutare le persone sui risultati, non quello che avrebbero potuto fare e non hanno fatto. Marino ha perso 7 partite di seguito, se ha perso 7 partite di seguito il motivo c'è. Marino è una persona splendida, l'ho conosciuto, un signore, forse, lo dico per i 2 ragazzi nuovi che si apprestano a fare questa carriera, forse un po' troppo signore, perché poi voi siete anche calciatori, quindi conoscete anche i calciatori, sapete che a volte occorre avere una personalità alla Conte, no? Tra virgolette, se vogliamo, il che Baroni rispecchia, il nostro ospite diceva proprio questo. E io ho incontrato personalmente a Torino nello stadio, cioè quando Quagliarella, dice troppo signore, troppo debole nei rapporti? Bisogna avere una personalità e ci sono dei momenti in cui non bisogna guardare in faccia a nessuno, e Marco Baroni è uno che non guarda in faccia a nessuno. Dall'esterno noi forse facciamo delle valutazioni, io sono il primo a criticare certe scelte di... Ognuno di noi prima, si fa la propria Ognuno di noi, formazione. A lui non piace Appelpire, certo. A me piace tanto Pasquato, però capisco che lui fa delle scelte guardando l'allenatore, guarda la condizione fisica, guarda come il calciatore si integra nel gruppo, guarda il contributo che riesce a dare anche a livello di team, di squadra. Quindi queste valutazioni può fare solo l'allenatore, e lui ha le capacità per gestire al meglio il gruppo e portare avanti un progetto. Questo io l'ho detto all'inizio, perché l'ho visto lavorare l'anno scorso a Lanciano, e credo che sia un grandissimo professionista, per cui sono tranquillo su questo. La società non l'ha mai messo premiando il suo lavoro, perché dopo Zeman è l'allenatore che ha fatto più punti a 10 giornate. È anche una squadra che segna tantissimo, quindi lui ha avuto la lucidità di capire che il problema non era davanti, ma magari coprire con i 2 mediani. Nonostante si dica che abbia il freno a mano tirato, però, ma si dice, ma poi alla fine i gol sono la media del Pescara, mi sembra che sia la media più alta del campionato. La squadra che ha l'attacco, uno degli attaccanti numero uno, è la squadra che ha segnato più gol in Serie B, l'attaccante più forte della Serie B, che è Melchiorre. E poi quindi c'è Sansovini, dopo quel periodo tutte le squadre quando vanno in crisi, una alla volta, le squadre quando vanno in crisi è perché segnano poco. Il Pescara segna parecchio, quindi la classifica dovrebbe essere, io non dico assai, ma 5 punti in più. Però tu prima hai detto l'anno scorso con Marino, però la valutazione della società è diversa. Io ho detto, non è che sto lì come no, non è anche antipatico fare paragone adesso. No, ma non sto facendo dei paragoni, sto dicendo che Marino l'anno scorso, se non andava bene pure lui, ha avuto quel momento di 8-10 partite finite male, e ho scoperto io, così parlando, che è stato il periodo della preparazione, quando c'è stato il mese di cose, che non si sa che l'ha fatto, non è l'allenatore responsabile. Lo stesso preparatore che poi è andato quest'anno a Catania ed è stato esonerato qualche tempo fa, perché anche a Catania stava facendo danni ultimamente. Quindi insomma, a Camerata gli allenatori non devono guardare in faccia a nessuno. Lo chiedo a te, lo chiedo a Massimo. Al Barone lo conoscevo quando giocavo a Bologna. Beh, io penso che, dando la bravura di Baroni, è stato la gestione del gruppo, perché che è la cosa più difficile, avere tanti giocatori ma forti che potrebbero giocare in qualsiasi altra squadra di Serie B, certo. E quindi questa deve essere la forza, perché quando c'è un campionato così lungo, sai, i ricambi sono la forza, sono quelli che ti fanno vincere molte volte le partite. E quindi il merito, secondo me, più importante è stato quello. Io lo conosco come persona, perché ho avuto la fortuna anche di giocarci assieme.
Dove avete giocato insieme? Abbiamo giocato a Verona, vincemmo anche il campionato insieme, quindi una persona a livello personale fantastica, poi ero giovane, lui era un po' più anziano, quindi mi aiutava moltissimo. Quindi come persona si merita tutto quello che adesso sta facendo. Massimo? Bisogna... Come si gestisce uno spogliatoio? Prima di Thierry diceva, rispetto a Marino Baroni, forse è più freddo nei rapporti, è più cinico in questo senso? No, credo che sia più... Il fatto di avere, di esprimere una personalità, di farsi rispettare dal gruppo, cioè è forse più leader, questa è la differenza. Ha più personalità, quindi. Ha più personalità rispetto a Pasquale Marino, che è una persona splendida, squisita, veramente un grande signore. Però io vedo che Baroni... Però Marino quando... nella sua carriera ha avuto grandi risultati, sì, ma è chiaro, Baroni ma... soltanto all'inizio. Baroni all'inizio della carriera, e ha una grandissima cultura del lavoro, è una persona veramente, si applica tantissimo... Poi sai, ognuno di noi ha le proprie preferenze calcistiche, simpatie, su un giocatore, certo, piuttosto che l'altro, però in definitiva mi sembra che stia facendo un buon lavoro. Ma credo che sono aspetti fondamentali, quello di essere, di avere una tua, un tuo aspetto personale, di vedere innanzitutto che gruppo c'hai, perché il gruppo è fondamentale. Io che ho vissuto, tu come allenatore preferisci avere una rosa ampia dove c'è una concorrenza spietata? Ma devi essere sempre leale, devi sempre fare le cose chiare, devi avere una tua linea, non devi mai cambiare, e poi devi essere fermo sulle tue idee. Francesco, ti ho interrotto, prima stava parlando Federico, cosa volevi dire? Scusa. Volevo chiedere a Di Chiero, ho detto tanto, prima o poi la domanda la farò anche a Sebastiani, anche se immagino la risposta. Quindi voi, indipendentemente dal... constatare il lavoro quotidiano di Baroni, non avete avuto mai un momento, un dubbio, ma forse è il caso, allora, a parte... penso per esempio al tracollo in casa con il Carpi, ma all'inizio... qua si parla di tante volte, c'è un momento, e quello è stato un momento che è durato una frega di mesi, quindi hai tanti, anche a Brescia si parlava. Posso parlare per quello che riguarda me, e posso parlare anche se vogliamo per quello che riguarda Daniele Sebastiani, con il quale mi confronto spesso, e posso dire che sia da parte mia sia da parte di Sebastiani non c'è mai stato un dubbio su questo. C'è stato un unico momento, se dopo così, Latina, pare che però i dubbi siano stati di Anasco, ma io non parlo altri. Con gli altri, io non ci parlo, cioè nel senso, a parte di questo tema qua, con gli altri io non ho mai parlato, sono molto schietto, mi sono confrontato con Daniele spesso, cioè non spero, 2-3 volte su questo punto. Dopo Latina lui ha avuto probabilmente un momento, Daniele, di anche per spronare, perché penso che un presidente abbia anche questo, non solo come diritto ma anche come dovere. Quindi, però questo non significa che lui abbia messo in dubbio il valore di Baroni, perché se non l'abbiamo messo in dubbio all'inizio del campionato, quando abbiamo avuto gli episodi tipo quello di Carpi, era assurdo metterlo in dubbio a metà classifica. Quindi certi sfori, anche perché Sebastiani è anche tifoso, insomma, un pescarese, spesso noi tendiamo a dimenticare che siamo uomini, siamo tifosi, come diceva Enrico, andavamo allo stadio in curva quando avevamo 14 anni, quindi è chiaro che poi a un certo punto... Però adesso con l'esperienza degli ultimi anni non siete più condizionabili sotto questo aspetto, cioè se dovete prendere una decisione la prendete da dirigente, non da tifoso, come poteva essere forse il primo anno. Ma io penso anno. Che anche all'inizio noi siamo stati sempre molto... freddi. Freddi, ma lo dimostra il caso di Zeman. Zeman è stato messo in discussione, se non mi ricordo male. Zeman abbiamo difeso a oltranza quando c'è stato il periodo... erano diverse. Beh, sì, però io mi ricordo a fine inizio del girone di andata ci sono stati anche dei fischi. Come? Io me lo ricordo, poi sai, si tende spesso a dimenticare. Era una situazione meno difficile per i problemi della neve, degli altri. Sì, era il periodo critico. E poi alla fine, no, in quel momento lì erano in tanti. Erano in tanti anche a inizio campionato, perché si riceve le squadre di Zeman. A un certo punto del campionato crollano, coincise con il periodo della neve. Zeman si divertiva, infatti disse vedremo dove arriveremo, lo faccio vedere io. Ma guarda, non è facile fare l'allenatore, non è facile fare il calciatore, non è facile fare il dirigente, bisogna dire cose come stanno. Il dirigente valuta anche a 360 gradi l'operato dell'allenatore, cioè, ci sono delle sequenze di Zeman che spalla la neve e appoggia degli ulivi per far allenare i ragazzi. Cioè Zeman è un grande professionista, è una persona che ha cultura del lavoro, è attaccata, è aziendalista, quindi noi valutiamo anche quello, perché quelli sono elementi, ma non per gratitudine,
voglio dire, sì, perché sì, sono elementi che portano ad un risultato. Cioè, quando c'è una cultura del lavoro, quando c'è attaccamento a un progetto, quando c'è stima, si riesce a creare un gruppo, i risultati arrivano. E la società credo che abbia messo in condizioni Zeman di ottenere dei risultati, cosa che lui non ha avuto in altre piazze anche più importanti di Pescara, no? Perché vogliamo riconoscere anche qualche merito alla società, credo che vada riconosciuto. Come oggi sta tenendo duro e ha tenuto duro su un allenatore, è stato criticato, però mi sembra che se tu credi in un progetto, perché se no questo famoso progetto dura sempre 2 mesi. Se si fosse fatto un referendum, l'80% della piazza, dei tifosi, di tutti, erano per l'esonero di Baroni. Guarda, e dico l'80%, a dire la verità, per essere... tutti volevano e volevamo l'esonero, perché è inutile adesso stare a negare una realtà. No, no, puoi negare, l'abbiamo detto. Un momento in cui abbiamo sperato effettivamente che questo allenatore fosse fatto fuori. Anche lei, dottor Passamonti, ha pensato in quel momento forse dottore, è meglio esonerarlo, no? Sospetto. Allora, Andrea Costantini, dalla regia, quali sono le valutazioni dei tifosi? Intanto a Varese il risultato è sempre di 2-1. Varese sempre 1-2, ma attenzione, perché benché in 10 il Varese lotta e ha sfiorato il pari con una traversa colpita da Ciulina 2 minuti fa. Sì, possiamo vedere i messaggi, insomma, diversi spunti interessanti. Non dico che bisogna fermare il campionato intero come la Serie A, ma almeno in B potrebbero essere rinviate le partite di squadre che danno i nazionali. Un dazio che abbiamo già pagato a inizio anno non è giusto. Forza Pescara. Ecco, a tal proposito, Andrea, diciamo che per la partita della Spezia il Pescara perderà Bjarnason e Memusciai. Bjarnason, bene o male, è in dolore questa assenza perché è stato anche squalificato, quindi, mentre nella formazione ligure mancheranno Bakic, convocato dalla nazionale nel Montenegro, poi Bianchetti under 21, Acampora e Gagliardini under 20, quindi sono 4 le assenze nello Spezia, se vogliamo, stavolta è andata meglio al Pescara. Prego Andrea. Certo, possiamo vedere gli altri messaggi. Bisogna puntare al secondo posto, ci vuole convinzione sia della società che del mister. Avanti. Convinzione della società che significa, Ditieri? Devo parlare da tifoso o da, dirigente? Da dirigente, noi dobbiamo puntare alla salvezza e poi vedremo cosa arriverà dopo la quota della salvezza. Vedremo che cosa arriverà. Ma sì? Sì, la salvezza, no? Certo, sì, ho capito. Noi puntiamo alla salvezza, poi vedremo. Mi piace perché è un bel film, bravo. Se devo parlare da dirigente, devo dire così. Andrea. Vediamo il prossimo. Col Bari ho capito l'importanza di Politano, ha qualità e corre tanto. Non abbiamo una reale alternativa, non lo sono né Caprari né Pasquato, in parte può esserlo Gessa. Sono d'accordo, camerata Epifani, su questa valutazione che Politano è un elemento importante soprattutto per le sue caratteristiche. Beh sì, perché giocando con questo modulo Bjarnason è un centrocampista, più centrocampista, mentre Politano è più un esterno dove ti dà la superiorità numerica sulla fascia per i palloni in mezzo. Sicuramente è un giocatore importante per il Pescara. Infatti era stato l'unico a scendere sempre in campo dalla prima giornata di campionato, Massimo. Sì, è un giocatore che poi c'ha il gol nei piedi, quindi è un po' un giocatore importante. Credo che Gessa era il giocatore che poteva sostituirlo più di tutti. Anche lui squalificato, quindi è rimasto un po' scoperto. Ancora un paio, sì. Andrea? Ancora un paio, bene. Allora, Forza Pescara, andiamo in Serie A e vorrei dire che il pareggio con il Bari è giusto, però il rigore c'era su Melchiori. Andrea, io ti seguo sempre, diretta stadio, complimenti per il programma, lo vedo sempre, tutti i programmi TV6, siete grandissimi. Ciao, grande Francesco, mi fai sempre ridere. Dai, vabbè, non solo, però dai pure qualche contenuto, no Francesco? Meno male, va benissimo, va benissimo. Sei contento? Sono contento. Come prego. Sono contento? Il prossimo, buonasera a tutti, sarò uno dei pochi, ma venerdì ho visto un passo indietro, una squadra troppo lunga, i giocatori troppo distanti tra loro, continui lanci lunghi e uomini fuori ruolo, e la cosa mi preoccupa, o no? Chi vuole rispondere, Federico? Questo per me non è una preoccupazione, perché col Bari la tensione, tutto quello che rappresenta una partita di quel genere, il rigore che non ti ha dato è stato tagliato. Quindi non è stato un passo indietro, era stata la partita. No, per il momento non c'è nessun passo indietro, anzi, giocava con una squadra che era più forte, in questo momento il Bari, per i giocatori che c'è, era più forte del campionato, secondo me, più forte del Carpi e più forte del Bologna, che non riesce ancora a trovare il coso. Un altro Andrea, andiamo in pubblicità? Perfetto, allora vediamo quest'ultimo messaggio di questa prima tranche. Va bene che l'arbitro era lontano, ma l'assistente, questo è riferimento al fatto di Melchiorri.
appoggia il tuo pensiero, cioè c'è sempre l'assistente, c'è allora, sempre il bottone. Non so Valerio De Carolis se ha già pronto delle considerazioni, però facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, poi ripartiremo proprio da Valerio, dalla redazione di forzapescara.com. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia,
Italia, di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Ore 21:51 minuti. Allora, Andrea Costantini, sempre l'aggiornamento su Varese Frosinone. 1-3 in questo momento. Ha segnato il Varese ancora con Carlini, doppietta. Come quindi Varese Frosinone. Frosinone, sì, Frosinone vince 3-1 in questo momento, proprio quando mi hai dato la linea, il gol di Carlini, che quindi fa doppietta. Varese 1, Frosinone 3. Non ricartela più, Andrea. Allora, andiamo a sentire le prime telefonate, poi Carlo, se un attimo di pazienza dalla redazione di Forza Pescara. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto TV6? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Luigi da San Buceto. Buonasera, signor Luigi, prego. Senta, io volevo fare una considerazione al questore, al dottor Passamonte, se era possibile. Sì. Gli volevo chiedere una cosa, siccome a Latina c'è stato quello che c'è stato, no? E a Pescara non succede, a Pescara quello che è successo a Latina non succede. Lasciamo stare Bari, che è una piccola parentesi, quello che è successo l'altra sera. Noi abbiamo preso quelle sanzioni dei tifosi perché a Latina ci hanno fatto partire a cero. C'era un amico mio, ci è andato. Dice che lui ha raccontato che quando ci hanno fatto passare, i tifosi del Pescara sono stati fatti passare nella curva dei locali, dalla parte dei locali, no? Ora io mi chiedo, no, ma a Latina si organizzano come si organizzano pure a Roma i loro colleghi della questura quando organizzano partite importanti? Mi rifaccio pure a quello che è successo ai tifosi del Feyenoord che hanno distrutto mezza Roma quando sono andati a giocare contro la Roma, la partita che hanno fatto all'Olimpico. Ora la domanda è questa, le decisioni che vengono prese dalle questure regionali vengono prese a livello locale o vengono prese a livello regionale? D'accordo, grazie. Per quanto riguarda la squadra, mi dico, io sono d'accordo. Allora, grazie signor Luigi. Allora, queste decisioni vengono prese a livello locale, ad esempio il questore di Latina, oppure a livello regionale? No, a livello centrale, dopo direttamente al Ministero. Cioè, ripeto quello che ho detto prima, noi al termine di ogni partita, di ogni incontro di calcio, di qualsiasi manifestazione sportiva, riferiamo all'osservatorio, dove arrivano tutte le segnalazioni. Dopodiché l'osservatorio esamina quello che è avvenuto nelle ultime settimane e fa una proposta al CAMS, che decide, è un organo prettamente del Ministero, del Dipartimento, mentre nell'osservatorio ci sono elementi esterni anche della Federazione e di altri enti. Lì è soltanto il Ministero dell'Interno, che è diretto dal capo della segreteria, del capo della polizia, e c'è un rappresentante del ministro e un rappresentante dei servizi che prendono la decisione finale, quindi non è a livello locale, è solo a livello centrale. Insomma, però il tifoso diceva, a Pescara non succede mai niente, forse sarà anche merito vostro, no? Pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Semproni, Enrico Semproni. Buonasera Gianfranco, prego. Buonasera, mi dispiace, devo esprimere un po' di concetto, faccio una premessa che il signor Marino è un grande, sarà un grande allenatore. Qua gli ha detto a Pescara, gli ha detto solo male, è stato sostituito dalla società per una serie di partite sfortunate. Ha preso dei preparatori atletici che non hanno funzionato ed è stato un anno no, se no l'allenatore lo sa fare. Quello che noi oggi abbiamo, come dice il signor De Leonardis, che ha centrato il problema quei famosi 5-6 punti in più, lui ce l'ha dentro, lui ce l'ha dentro il cuore il signor De Leonardi, perché De Carolis. Il signor De Carolis, chiedo scusa immensamente. Poi a Federico che è amico di De Leonardis. Sì, chiedo scusa immensamente signor De Carolis. Lui c'era dentro, soffre come soffro io, perché Cussun, l'allenatore che ci abbiamo adesso, quando deve fare l'allenatore non lo sa fare. Lui il 4-4-2 non è che l'ha cacciato lui, l'abbiamo detto 700 miliardi di volte dalle emittenti
per non dirne una a muso duro, il 4-4-2 l'ha detto 300 volte, ma non è che ha fatto il 4-4-2 perché l'ha detto l'emittente a muso duro, è perché per poter fare punti e salvarsi noi avevamo paura che non facevamo punti, ci voleva un sistema di gioco di 4-4-2. Poi se lui l'ha adottato noi, non ce l'abbiamo. Gianfranco, tu ti stai rivolgendo a Ditieri? No, no, io a tutti quanti, no, a tutti quanti, io vi sto dimostrando adesso che questo qua, l'allenatore ne sa pa. Mi fa giocare un Sansovini che è stato malato tutta una settimana, mi fa giocare Pasquato a destra che non sa fare il centrocampista, il quarto centrocampista, mi mette ancora Pucino che non ha capito ancora che Pucino, Lutersino e Nepopà c'ha due elementi, c'ha Vetturini il ragazzino che era fortissimo, poteva spostare Pornasera a centro e mettere Zufaric a terzino, oppure mettere il ragazzino, e come quarto uomo naturalmente di destra, di centrocampo, metteva Torreira. Cioè i giovani ci devi credere, non devi aver paura, non stai andando a caccia che ti sparano con lo fucile, è il gioco del calcio. Il signor Nicola ci ha dato anche una mano, tre pezzi da 90, il Bari non li ha fatti giocare, tre pezzi da 90 li ha lasciati in panchina. Allora Gianfranco, però ognuno di noi, sì, vede... tutti quanti caro Enrico esprimiamo, no, dei concetti della partita in maniera diversa, sì, ma il calcio Enrico mio altro, noi no? Possiamo parlare di calcio, esatto. Però Ditieri sottolinea alla fine contano i risultati e Baroni i risultati li sta portando, almeno sotto questo ma profilo sei d'accordo? Enrico, perdonami, Enrico sta portando i risultati perché te un culo grosso come una casa, è fortunato come uomo, come allenatore è fortunato, capisci, cose che non ha avuto Marino, tenucole che fa paura con su, se l'Asi l'ha messo per rottura di cuffia, se l'Asi l'ha messo per rottura di cuffia, manco lo vedeva il ragazzino a centrocampo, gli mancavano, vabbè, i centrocampisti. Abbiamo capito che non ti piace Barone. Non è quindi... che non mi piace, io non è che me lo devo mangiare Barone, perché a me non mi piace, anche più io di questo... dico che tutte le volte che deve fare l'allenatore non vedi la mano dell'allenatore. Tutto va bene, qua. Grazie Gianfranco. Questo è il mio modesto parere, arrivederci. Ditieri vuole convincere l'amico Gianfranco a qualche valutazione? Non so dare una risposta perché è un po' un intervento un po', no, diciamo, articolato, non riesco a... L'unica risposta è che lui è eccessivamente passionale, che in questo momento Baroni quello che ha fatto l'abbiamo criticato aspramente, adesso... conviene in queste ultime 10 partite che ci stanno stare tutti quanti insieme intorno alla squadra e soprattutto anche con l'allenatore smorzare le polemiche perché c'è la possibilità di andare in Serie A un'altra volta, insomma, quindi che muoiono le polemiche, poi alla fine la società tirerà le sue. Allora un'altra telefonata e poi passiamo alla redazione di Forza Pescara. Pronto TV6. Ciao Enrico, buonasera, sono Mario. Buonasera Mario. Grazie. Senti, volevo fare una domanda al signor questore di Pescara, il dottor Passamonti. Prego. Dunque, la domanda era semplice, io non voglio entrare in polemica con la nostra società perché tu sai qual è il mio giudizio su questa società. E quindi non entro in merito sul fatto se ai baresi toccavano i 3.000 posti in curva sud o gli sarebbe bastata la cambia. Ma la domanda che voglio fare al dottor Passamonte è semplice, sono stati fermati i baresi con le sbranghe e la domenica successiva arrivano in 3.000 a Pescara, e i fatti di Latina, c'erano i pescaresi ma c'erano anche i latini vanno tranquillamente in trasferta e i pescaresi puntualmente restiamo a casa. Da chi ritende, grazie, senza nessuna polemica. Però Mario, l'abbiamo detto forse all'inizio, però lo ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto successivamente. Scusa, grazie sì, Mario. Forse, sì, scusa, ciao. Grazie, no, questore, come funziona, perché quelli di Latina sono tornati in trasferta dopo quella partita ai pescheresi, no? Perché c'era una diffida. Esatto, perché per alcune partite... la nostra tifoseria che è andata in trasferta ha avuto delle segnalazioni borderline, quindi non da squalifica, ma quindi hanno avuto dei comportamenti un po' anomali. Al terzo episodio, dove ci sono stati poi episodi di violenza, il centro ha deciso questo. Forse a Latina ha sbagliato anche chi ha fatto passare il pullman. Erano due pullmanini. Tifosi, c'è stato sicuramente qualche, ma può succedere, può succedere,
e io vengo provocato, apro il finestrino e ti dico due parolacce e ti sputo perché non esiste una legge in Italia, perché poi, caro Questore, qui se apriamo questo discorso, come lei poco fa mi è venuto in mente che ha detto che in quelli che prendono le decisioni c'è anche il rappresentante del ministro. Un rappresentante del ministro. Del ministro dell'interno, è quando mi piacerebbe parlarci. Per sapere perché non si fa una legge per evitare che una partita di calcio si debbano spostare in Serie A 1000 poliziotti per un derby o per un'altra partita e magari per una partita di Serie B o di Serie C 200-300 poliziotti che poi si beccano pure una frega di parolacce e mentre loro stanno a fare. Facciamo una cosa, su questo argomento ci sono altri messaggi così lo completiamo e non ci torniamo più volte, lo chiedo sia a Valerio De Carlis sia a Andrea Costantini, altrimenti più volte ripetiamo lo stesso concetto. Andrea, hai qualche messaggio? Adesso vengo. Io... Valerio, vai tu Valerio. Ah, ok, perfetto. No, più che altro è il tema che divide un po' la tifoseria dal calcio, quelli che porta i silenzi, è la famosa tessera del tifoso. E reggo questa riflessione che può essere uno spunto, Enrico, rapidamente, di questo utente di Forza Pescara dice: quando fu istituita la tessera del tifoso, chi doveva decidere ha scelto il muro contro muro. Oggi il questore dice che parla con gli stessi. Nel frattempo è stata bruciata una generazione che non ha conosciuto la trasferta e che non è stata fidelizzata. Adesso si sentono e si vedono in linfasi i risultati. Curva nord nel cuore, quindi è la tessera del tifoso. C'è una curva meno rumorosa e numerosa rispetto al passato, si paga questo fatto della tessera del tifoso? Beh, Pescara è una di quelle curve che decise di non fare la tessera del tifoso qualche sì. tempo fa. E... questo lo sanno loro. Ogni tifoseria fa una sua scelta. Fa una sua scelta, molte altre società, altre curve hanno deciso la stessa cosa, poi bene o male ci si inserisce nel sistema. Noi dal nostro punto di vista devo dire che l'istituzione della tessera del tifoso ha ridotto di molto l'intervento del personale di polizia e delle forze dell'ordine sugli stadi. A parte queste partite un po' più a rischio. Esatto, noi da un punto di vista proprio economico abbiamo risparmiato tantissimo. Io il primo anno qui a Pescara avevamo una media di 140-150 uomini di rinforzo. Negli ultimi anni siamo arrivati massimo a 50-60. Proprio però, è una bella differenza. Ma è una bella differenza, sono soldi risparmiati, veramente tanti. Voi pagate più multe rispetto al passato o no invece? Ma non ti so dire, non hai questa la visibilità statistica. Sulla contabilità non ce l'ho. Allora, Andrea invece? Sì, ho proprio un paio di messaggi sempre sì. sull'argomento, li abbiamo. Anche perché dobbiamo parlare della partita di La Spezia. Sentendo il questore non capisco se ha organizzato il servizio di una partita o di una guerra. Stiamo esagerando, a Teramo per San Nicolò Castelfidardo più poliziotti che tifosi a spese dei cittadini. Sarebbe sufficiente arrestare i facinorosi, che tanto si conoscono, così chi ama il calcio torna allo stadio più volentieri. Poi leggiamo anche quest'altro. No, scusami, restiamo su questo Andrea. Okay. Poi, addirittura Massimo c'era... questo spiegamento di forze per San Nicolò Castelfidardo? Ma sapevamo che venivano 50-60 tifosi e purtroppo la legge dice questo, c'erano tanta polizia, forse più poliziotti che tifosi del Castelfidardo. Dottor Passamonti vuole rispondere? Ma no, noi ogni volta che facciamo la richiesta del personale, l'impiego del personale va modulato rispetto a quanti spettatori arrivano. Devo dire che in questa occasione non aspettavamo tutti questi tifosi, però man mano che andavamo avanti nel corso della settimana, quando il venerdì mattina ci hanno detto che avevano superato già i 2000, insomma un po' di preoccupazione viene, perché l'importante soprattutto per le forze dell'ordine è che alla fine della partita non ci sia nessuno che si sia fatto male, cioè non vogliamo avere feriti. A noi piacerebbe veramente lo stadio libero, aperto, ecco, senza barriere. Scusa, interrompo, ci faccia capire, il momento più delicato qual è? Prima della partita o alla fine? Alla fine, il momento più delicato è alla fine, soprattutto perché siamo alla fine della serata, bisogna vedere come è andata a finire. Il risultato. Il risultato. Tenete presente che avere 3.000 tifosi fermi in una parte dello stadio, quindi devo dire la collocazione logistica dello stadio di Pescara è sicuramente ottima perché è prospiciente la via di esodo che sarebbe l'asse attrezzato, dove è facile e non si attraversa la città. Questo è un dato molto importante, come d'altronde Teramo che ha lo stadio a San Nicolò, quindi completamente fuori dalla città, a differenza del vecchio stadio che era proprio in pieno centro. Quindi
Se tenete presente che l'altra sera la prima macchina dei tifosi ospiti è partita alle 23:16, l'ultima a mezzanotte meno un quarto, perché erano talmente tanti. Distanza di mezz'ora, quindi. L'interesse nostro è che nessuno si facesse male e penso da questo punto di vista è andata bene. 300-200 uomini di rinforzo per una per un evento così importante, più di 10.000 persone, alla fine insomma è sopportabile, anche perché una volta l'anno insomma non è tanto. Bene, ce n'è un altro, Andrea, poi chiudiamo. Un altro e basta su questo argomento: dare 2.000 biglietti ai tifosi del Bari è stato un azzardo per 10.000 euro di incasso in più. Danni sono stati notevoli, ora i tifosi del Bari vieteranno trasferte? Ecco, ma quando si parla di danni notevoli a cosa ci riferiamo? Hanno allo stadio hanno danneggiato qualche seggiolino, mi pare un cancello di velto, però insomma alla fine non so quanto costa un seggiolino, il cancello penso che il 50-100 euro si sistemi. Allora chiudiamo qui questo argomento, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e poi ci concentriamo sulla Spezia Pescara, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia, di fronte al mare appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:14 minuti, ultimo quarto d'ora di trasmissione. Allora, Andrea Costantini, c'è qualche novità da Varese? Sì, c'è una novità, ma non proprio sostanziale. Quarto gol del Frosinone, ha segnato Mario Santana, Varese 1, Frosinone 4. Siamo a 3 minuti allora, dal 90. Allora, vogliamo vedere la classifica aggiornata dopo questo posticipo, perché ormai il risultato è scontato. Il Frosinone al quarto posto in classifica, 51 punti, a 2 punti dal Bologna. Il Varese resta ultimo insieme al Brescia a quota 27. Di Tieri se l'aspettava questo risultato del Frosinone? Ma oddio, ci può stare, non così in maniera così rotonda, però ci può stare. Una Serie B è un po' strana quest'anno. Il Varese sta messo male, vero? Allora, andiamo da Valerio De Carolis, ultimi messaggi con Andrea Costantini e poi il commento in studio su questa partita della Spezia. Prego Valerio. Allora Enrico, intanto faccio una piccola considerazione, visto che ho la fortuna di poter lavorare su questo sito, sto notando, anche se lentamente, un ritorno all'amore per Pescara, al ritorno alla voglia di tornare allo stadio, quindi magari si sta ricreando quell'entusiasmo che magari ci potrà trascinare, soprattutto se certo, le Pescara... Si torna a pensare positivo, insomma. Esattamente, dovesse affrontare i playoff. Però in ottica Spezia, magari ti leggo questo commento che ha postato un vecchio amico, proprio il nickname sul nostro portale, leggo questo: l'ho già detto, a me a Pescara non fa una grande impressione, buona questa squadra con buona individualità in avanti, ma che in fase difensiva lascia veramente molto a desiderare. Continuo a pensare che ora come ora vincere a Latina sia molto più difficile che battere in casa il Pescara. Ma questo chi lo dice? Questo si è riferito, pare, a Bielica, o comunque è quello che i tifosi di Rospezia, nei commenti dei siti, nei portali dei tifosi di Rospezia, è il commento più gettonato, più riportato. Questo è quello più breve, però pare che sia riferito a un commento di Bielica post partita. Il vecchio amico cita in dialetto: Comba Pinza a riempire Velodomir che tra l'altro i conti li facevi sabato sera. Quindi magari anche questa voglia di fare bene a Rospezia. Commentiamo. Andrea, invece gli ultimi? L'ultima raffica di messaggi con l'aiuto di Maurizio in regia. Per un campionato coi fiocchi ci vuole la radiocronaca di Enrico Rocchi, c'è anche la rima. Dopo ogni gol alza la voce il Pescara, gli ha fatto un'altra noce. Dai Pescara, vinci per noi, un poeta. Avanti. Poeta è simpatico, grazie. Certo. Visto il gran campionato del Teramo, chiedo a Francesco dove stanno quelli che in passato dicevano di amare la squadra. Complimenti intanto al Teramo, primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull'Ascoli. Francesco, vuoi rispondere? Beh, non c'è tanto da rispondere. La domanda che mi pongo pure io, quelli che nel passato dicevano di amare il Teramo e poi non venivano al campo, ieri c'erano circa 3.000 spettatori. Succede ovunque, però. Sì, ma quello è dovunque succede. Però, insomma, sai, il Teramo dal 2008, dall'avvento di Campitelli, ha vinto sempre. Mi insegnano Cammarate e Epifani che hanno giocato e ora fanno gli allenatori, che vincere un campionato è sempre difficile a qualunque livello, a qualunque categoria, e quindi forse
occorreva un po' più di entusiasmo, però va bene così. Vabbè, comunque queste sette partite adesso, aumenterà. Adesso però... è stata riscritta la storia, insomma, il Teramo non è stato mai primo in classifica alla fine del mese di marzo nella terza serie nazionale. I complimenti al presidente Campidelli, al direttore sportivo Di Giuseppe, al tecnico Vivarini e a tutta la squadra. Comunque mercoledì l'approfondimento nella trasmissione di Andrea Costantini. Andrea, allora. Sì, andiamo con gli ultimi quattro messaggi. Mi sembra che Ditieri non conosca il curriculum di Marino, magari è nel calcio da poco, quindi ci può stare. Parla di personalità ad uno che ha allenato in A con grandi risultati, Sanchez, Di Natale, Handanovic e via dicendo. È subito la risposta di Ditieri, nel calcio però non c'è da poco tempo. Beh, come dirigente da 5 anni ho conosciuto diversi allenatori personalmente, ho frequentato la squadra, io però dico che non si vive dei ricordi, si vive del presente e anche del futuro, quindi oggi Marino sta facendo bene, io ho una mia opinione di grande stima verso di lui, quindi non ho problemi. Dico che, Pescara è andato male. Dico che il risultato su Pescara non è stato entusiasmante e devo prendere atto di questo da dirigente. Come dico che oggi insomma siamo ai playoff e speriamo di avere un ottimo risultato con Baroni. Però voglio dire, Marino niente da dire, tanto di ci mancherebbe. Abbiamo finito, Andrea? Ne mancano altri 4, facciamo subito. Epifani, tecnico che coniuga il risultato al buon calcio, ideale a Pescara per far rivivere i fasti di Galeone e Zeman addirittura. Un'investitura. È un bel complimento, Massimo. È un grande complimento, poi Galeone l'ha avuto come allenatore, quindi magari devo mi fa piacere gli attestati di Belli. Lo hai avuto nel lontano 1992. Galeone 92-93, l'anno della Serie A. Hai avuto anche altri buoni allenatori, Maifredi, Otto, De Canio, Giorgini, a Pescara dico. A Pescara, tutti grandi allenatori, tutti mi sono trovato bene sempre con tutti, ho cercato sempre di prendere il meglio di ogni allenatore che ho avuto. Poi Fabrizio Cammarati invece a Pescara ha avuto anche Sarri, che oggi è il nome più... Con Vivarini al secondo. Con Vivarini, bravo. Bravo. Molto bravo. Andrea? Sì, no, bravo. Abbiamo... Tu bravo, allora, bravo Vivarini. Il terz'ultimo messaggio. Non diamo per scontato che il Pescara faccia i playoff, il Perugia si è rifatto sotto e occhio anche a Bari e Lanciano che possono rientrare. Avanti possono con... rientrare Bari e Lanciano? Non mi sembra... Forse ce la potrebbe anche farci, ma si devono fermare 2-3 sopra il Lanciano. Occhio al Perugia, dice il tifoso. Beh, sì. Occhio al Perugia sì, perché il Perugia è una squadra compatta che continua a non perdere, continua ad offrire prestazioni. Scontato, cioè in questo momento non ci sono certezze. L'unica certezza che io ho personalmente, che voglio avere perché la voglio avere io, è il Pescara. Però le certezze cioè, degli altri non ti interessa. Le certezze effettive non ci sono, non è certo manco il Bologna che va in Serie A. Andrea, possiamo gli ultimi due, allora, sì. Come si può con 8 tifosi ospiti del Crotone uscire dalla tribuna e per prendere la macchina a lungomare bisogna passare da Palelettra, via Marconi e via Pepe, pazzesco. Leggo l'ultimo, Enrico, poi... Questo vogliamo chiedere al questore? No. Andiamo avanti. Buonasera a tutti gli ospiti illustri presenti, in particolare al dottor Passamonti, persona molto a modo, ma lasciamo fuori le polemiche che non servono a nessuno e stiamo tutti insieme vicini alla nostra squadra. A te, intanto finale, Varese 1, Frosinone 4. Allora, parliamo di questa partita di La Spezia, ormai tutte le tappe sono decisive, no? Vorrei sentire prima gli allenatori, la squadra sta arrivando a questa volata finale nel migliore dei modi, sotto il profilo atletico, come convinzione, come senso di appartenenza, grazie anche all'arrivo di Sansovini e Gessa, due uomini che oltre come valore tecnico sono stati utili anche per questi motivi. Beh sì, adesso siamo arrivati alle ultime 10 partite, come dicevo prima, importantissime. Si va a Spezia in uno scontro diretto, dove adesso i punti cominciano a pesare di più, perché non valgono più 3 punti, ma valgono il doppio. Però adesso la squadra arriva pronta, secondo me, con grande entusiasmo e con la consapevolezza che può puntare ai playoff. E quindi questo è un grosso bel punto di partenza. Cosa occorre in queste 10 giornate, Massimo? Alla squadra, al tecnico? Ma quello che stanno dimostrando le ultime giornate, perché nelle ultime 5 partite credo il Pescara ha fatto 4 vittorie e un pareggio. E credo che se guardiamo la classifica di 2 mesi fa e la vediamo oggi, ha recuperato tantissimi punti a tutte le squadre. Nelle ultime 6 ha fatto 4 vittorie e 2 pareggi. Ha recuperato tantissimo, basta vedere il Bologna che stava tantissimi punti avanti, adesso l'abbiamo lì a 6 punti.
Sabato è una partita importante, anche se al Pescara gli mancherà Memucciai e Bianas, che secondo me sono due giocatori importantissimi per la squadra. Però credo che fuori casa il Pescara ha sempre fatto bene, una squadra difficile da incontrare, perché fuori casa sta facendo veramente grandi cose. Credo che lo Spezia ci teme e sarà una partita importante che, se la vinciamo, ci può aprire veramente grandi cose per il futuro. Dottor Passamonti, insomma, lei è anche esperto di calcio, perché le piace questo sport, quindi oltre al lavoro unisce anche il divertimento. Lei è convinto che questa squadra, prima ci ha accennato, addirittura può anche pensare a una promozione diretta? Ma io me lo auguro, sinceramente. Sono certo che saremo nei play-off, ma se facciamo bene le ultime partite possiamo anche arrivare secondi. Ne sono convinto. E poi dobbiamo aspirare al meglio, non pensare di lottare. È lei che conosce dobbiamo poi lavorare il fino tifoso a giugno, pescarese, può dare di più a questa squadra nelle ultime devono giornate? Devono stare vicini, io l'ho detto tante volte, anche recentemente. La squadra va incoraggiata quando perde di più, ma adesso che sta vincendo bisogna sentire veramente il calore del tifo. E voi di Tele come società avvertite un coinvolgimento che sta crescendo nell'ultimo periodo, perché poi senza il calore della piazza... Beh certo, noi abbiamo una tifoseria stupenda, è chiaro che sta la squadra a coinvolgere il pubblico, no? Se la squadra ottiene risultati, esprime un bel gioco, è automatica poi la presenza dei tifosi, noi ci auguriamo che ci saranno vicini in queste ultime 10 giornate. Voi state mettendo tranquillità al gruppo, all'allenatore? Ma noi abbiamo sempre fatto questo, anche all'inizio, perché poi sai, bisogna essere lucidi nei momenti di difficoltà, perché essere bravi quando le cose vanno bene è facile, quando le cose si presentano sotto forma un po' più complicata bisogna avere sangue freddo e comunque incoraggiare la squadra. Ecco, cosa vi hanno insegnato le ultime esperienze negative? Parlo della retrocessione dalla Serie A, anche il campionato dello scorso anno. Guarda, questo è uno degli elementi, cioè mantenere il sangue freddo e capire che quando c'è un momento di difficoltà non bisogna perdere lucidità, perché poi sai, cambiare allenatore è facile, però poi bisogna capire chi viene, che valore ha, e noi in Serie A abbiamo avuto questa esperienza di cambiare un allenatore e due volte e poi magari avere dei risultati molto molto negativi, quindi qualcosa anche questo c'è. Ecco, lei sa che questo è un momento decisivo della stagione, potrebbe anche cambiare radicalmente il vostro futuro, perché se succede cambia molto per la vostra società, no? Ma sì, ci state pensando o no? Guarda, noi pensiamo in maniera diversa, soprattutto il presidente, perché poi chi decide in una società di calcio è il presidente. In una società di calcio diciamo che non è è un'azienda, è una struttura, e quindi c'è una persona che comanda, c'è un leader che prende le decisioni. Noi lo supportiamo e cerchiamo di dare il nostro contributo. La logica della società è sempre quella di essere a posto, di essere a posto con i conti, di pagare gli stipendi puntualmente, di avere una solidità e una credibilità a livello nazionale. Questo è un presupposto. Fatto questo presupposto, poi quello che viene va gestito, nel senso che se ci salviamo, come dicevo prima, il nostro obiettivo, faremo i programmi in maniera adeguata. Se si dovesse andare un po' più su, è chiaro che con l'esperienza che abbiamo cercheremo di evitare gli errori che abbiamo fatto in passato, no? Questo è poco ma sicuro. Per me da tifoso sarebbe un sogno avere il Pescara in Serie A e tornare a giocarcela, sarebbe un sogno stupendo. Penso che, come per me, anche per il presidente e per gli altri soci, innanzitutto siamo tifosi di questa squadra, che è il patrimonio della città, e cerchiamo di conservarlo al meglio, uno scenario economico nazionale e mondiale molto particolare, direi molto complicato. Oggi è uscita la notizia. Ecco, quando sente le critiche verso questa società, lei pensa che siano figlie di antipatie, di altri motivi? Ma io penso che siano figli di un amore che i pescaresi hanno per questa squadra e vorrebbero sempre vedere dei risultati straordinari. Siamo anche una città che vive al di sopra delle proprie possibilità e forse anche delle aspettative importanti
una città galeoniana, no? Lo definisco io, perché io sono il primo galeoniano, nel senso che noi vorremmo vincere la Champions, ma chiaramente siamo una città di 126.000 abitanti e ogni tanto io nelle riunioni nazionali, quando sono in convention con i vari gestori di telefonia, mi confronto con imprenditori di Roma e di Milano che quando sentono la nostra città, ogni tanto qualcuno mi fa: perché voi avete il sindaco, pensavo che aveste l'amministratore di condominio, 124.000 abitanti, un quartiere di Roma, e sfidare certe realtà non è semplice, quindi bisogna rimanere sempre con i piedi per terra, però il nostro modo di essere pescarese è quello di voler desiderare sempre il massimo per questa società, quindi quando i tifosi non vedono certi obiettivi a portata di mano, diciamo che si innervosiscono, giustamente. Dottor Passamonte, comunque Pescara calcisticamente resta un'isola felice, no? Dove il giocatore si trova a suo agio, dove l'allenatore sì, subisce qualche critica, però tutto sommato vive tranquillamente. Pescara si vive molto bene, sicuramente, anche da un punto di vista di sicurezza. Questo lo dice il questore. Questo è fondamentale, questo è fondamentale. E poi calcisticamente ci si diverte, mettiamola così. Sì, d'altronde Fabrizio ha un ottimo ricordo di questa piazza. Mi sono due fasi diverse, distanze di 10 anni, sì, prima con Viscidi e Buffoni, sì, poi con Sarri. Beh, poi mi sono fermato e qui poi, con la mia famiglia, quindi vuol dire che i tuoi gol se li ricordano tutti. Sono stato molto bene qui a Pescara e sto molto bene, anche mio figlio, quindi è una città. Adesso hai questa nuova esperienza con la squadra allievi, quindi stai crescendo anche come allenatore. Secondo anno che faccio allenatore, il mio obiettivo è quello di crescere di anno in anno per poter fare un settore giovanile che sta dando grandi risultati dal torneo di Viareggio in giù. Ma no? Grazie anche alla società, comunque al presidente, a tutti i soci, perché comunque credono nel settore giovanile. Una squadra come Pescara è importante il settore giovanile, perché fa crescere, diciamo, un nuovo Verratti, anche se Verratti ce n'è uno solo, però il nostro obiettivo è quello di far crescere i giovani calciatori per il Pescara. Ed è anche il sogno forse di Massimo Epifani di sedere su quella panchina un giorno, no? Ma io è un sogno che è logico, devi far bene, devi dimostrare, quindi in questo momento sono concentrato a migliorarmi giorno dopo giorno e cercare di fare il massimo. Poi essere pescarese rimarrà sempre, quella panchina è la panchina più ambita. Federico, per chiudere, hai fiducia in Baroni, dai, per queste 10 giornate? No, dillo così, 10 anche giornate, lui. No, ma diciamo che si è redento, diciamo che in questi ultimi tempi si è redento, insomma, la squadra l'ha diretto bene, eh. Ha sbagliato all'inizio, ha fatto degli errori. Tu sai che il Pescara vinse anche un campionato con Angelillo, che all'inizio era partito male, Angelillo veniva contestato, poi alla fine sto a portare in trionfo pure Angelillo, sì, no? Pescara è così, adesso nessuno ce l'ha più con... A Barone non si dice, certo, se ci perde le partite, se non ci porta ai playoff, almeno è chiaro che monterà ancora la contestazione, tutti diremo. Ma non c'è stata mai contestazione quest'anno, anche nei momenti più difficili, credo. Ma anche perché che il Pescara, guardandolo in un aspetto completo, cioè la società, io sono rimasto allibito quando l'ho visto, cioè quando sono tornato, e ho visto, sono 4 anni ormai, che questa società, mi ha detto un banchiere che ha visto i bilanci, mi ha detto che dice non c'è una virgola sbagliata. Quindi si possono permettere tutto. Il primo anno di Serie A l'hanno sbagliato completamente. Credo che non sia un aspetto da sottovalutare, anzi, ci sono casi. Quindi l'anno prossimo non sbaglierà mai la società, perché ha avuto questa esperienza negativa 2 anni fa e adesso Barone gode di tutta la stima e l'ammirazione di tutti. Deve portarci in Serie A. Se sarà un anno, un finale di campionato d'oro per te che sei tifoso del Teramo e del Pescara, sarebbe splendido un altro anno il Pescara in A e il Teramo in Serie B. Se ci pensi mi viene a fare le capriole, però giustamente non le so fare, quindi aspetto che il Pescara vada in A e il Teramo che vada in B. Grazie ad Andrea Costantini in regia. Andrea, ci grazie, sentiremo lunedì prossimo. Certo. Certo. Grazie a Valerio De Carlo, se vuoi aggiungere qualcosa, Valerio? Enrico, solo un messaggio giusto per tornare un po' a sognare. Boggia Biancazzurra dice: bisogna fare un filotto di vittorie, solo così possiamo sperare con la grande. Un filotto, va bene, anche qualcosina in meno. Tabelle non ne facciamo. No, non facciamo tabelle, viviamo partita per partita e vediamo cosa arriva. Dottor Passamonte, io la ringrazio perché è venuto qui in una trasmissione calcistica, ci ha illustrato anche
qualche aspetto che non conosciamo, forse nessuno li conosce, però sappiamo il lavoro che svolgete, la responsabilità soprattutto che avete, soprattutto nelle partite a rischio come quella con il Bari, probabilmente nei playoff ne avremo tante, però siamo pronti, vero? Sì. Grazie per essere stato qui con noi, grazie a Nicola Di Tiere che è tornato in TV dopo diverso tempo, lui che è abituato a stare un po' dietro le quinte, però ogni tanto. Fabrizio Camerati, in bocca al lupo intanto per la tua nuova attività, così come un in bocca al lupo a Massimo Epifani per il suo San Nicolò, reduce dal risultato tennistico dell'ultimo turno di campionato. Grazie a Federico, ci aggiorneremo tra un mese e vedrai che le cose... ci auguriamo tutti. No, ma io spero. Lo so che sei il primo tifoso. A questo punto ci credo. Grazie a Francesco Di Francesco che sarà ospite anche mercoledì nella trasmissione di Andrea Costantini. Ringrazio anche Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Maurizio Daguin in regia. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.